possono corrispondere all'invito così cortese del direttore, per... anche perché in questo teatro, molto tempo fa, oltre mezzo secolo fa, nell'anno della mia maturità, ho rivolto da qui il ringraziamento dei maturati di quell'anno a San Leone. Era un tempo un po' diverso da questo. Le pagelle non arrivavano sul tablet in via informatica, anche perché non c'erano i tablet. A dire la verità, ragazzi, non c'erano neanche i telefonini. La TV era arrivata soltanto da 5 anni. Era un tempo molto diverso da questo, così come era diverso il mio da quello di 200 anni fa, quando è iniziato il percorso dei fratelli maristi. Le stagioni cambiano, cambiano le consuetudini, cambia il modo di vita, ma c'è qualcosa che rimane inalterato e attraversa queste stagioni e le attraverserà costantemente, ed è il senso della vita, quello trasmesso dall'insegnamento dei maristi. Anche secondo le parole che abbiamo ascoltato nell'omelia dell'insegnamento di Marcellino Champagnat, il senso della vita, la preparazione ad affrontarne lo sviluppo, le gioie, le sofferenze della vita, le sue difficoltà, i suoi grandi bei momenti. E tutto questo è quello che in questa scuola, in tutte le scuole dei maristi, accanto all'insegnamento, la trasmissione di conoscenza e di cultura, è questo che viene trasmesso, e questo rimane inalterato. Di questo io allora ho ringraziato il San Leone, e di questo credo che posso rinnovare il ringraziamento ai fratelli maristi per quanto fanno. Questi 200 anni di lungo sono un lungo itinerario, ma costantemente sviluppato in questo senso, con questa funzione, con questa missione. E quindi li ringrazio per quel che stanno facendo, per quel che fanno, e ringrazio anche per quel che fanno nel nostro paese. E vorrei concludere dicendo che per me personalmente questo qui insieme a tutti voi a San Leone è un bel momento. Grazie a voi.